falli che partono in questo momento, di galoppo Scilla De Gleris già molto prima del lancio, ha avuto problemi in partenza anche Scolo, Pax, Jet. Sono in due a lottare per il comando, Samba di Ruggi e Sinfonia MN, poi bene dalla seconda fila Simpson Rec che rischia di rubare il posto in corda a quella di Trevellin, la prima curva con Samba in vantaggio e poi Sinfonia che parcheggia proprio sui piedi davanti a Simpson Rec che mantiene la terza posizione in corda mentre in quarta c'è Sailor Piz che però perde terreno dai primi. 15-3 la frazione, un po' sorpresa la femmina di Pasquale Esposito Senior al momento del via, adesso rientra al concorrente che trotta all'esterno, potrebbe essere Saturnia Luis. Intanto 15,5 la seconda frazione e lontana una sessantina di metri dalla testa della corsa Scolo Pax Jet, si va a completare la seconda curva con Samba di Ruggi e Tonino Castillo che tengono buona andatura. Adesso c'è il vero rallentamento, 16,4 di frazione, ma un quarto in iniziale in 31 spiccioli che non è per niente malaccio per la categoria. Sono in 6 che si sono staccati dagli altri, in vantaggio Samba di Ruggi, la segue Symphony MN, poi il numero 9 di Simpson Rec e quindi ancora di fuori il 5 di Saturnia Luis che però non progredisce, anzi dietro di lei retrocede di qualche posizione Silent Night che ne aveva preso la scia. Si sono ricongiunte sia Spigaf che Scolo Pax Jet che trotta in seconda ruota. Intanto 16-3 di frazione dopo il 16-6 del passaggio davanti alle tribune. Si sono completati i primi 1000 di gara. E in difficoltà Samba di Ruggi, va l'attacco Symphony MN che l'accoglie in crisi e passa a condurre. Prova a migliorarsi anche Simpson Rec. Torna in corsa almeno per un piazzamento minore anche Scolo Pax Jet che però fa la curva in mezzo alla pista. Intanto hanno perso contatto nettamente anche Sailor Piz e Spigaf, che pure erano nel gruppo di testa fino a 400 metri fa, ultima curva in 15,4, ha fatto isolamento, si è trotta sino alla fine, Sinfonia MN con Massimo Trevellin, mentre per il secondo posto c'è Simpson Rec e per il terzo rispunta Scolo Pax Jet, 1,19,3 la media del vincitore chilometro. Massimo Trevellin da allenatore guidatore per i colori della scuderia Evergreen, un team che ha fatto bene nel corso dell'anno, con la debuttante Sinfonia MN. E siccome Massimo è stato protagonista, per fortuna senza conseguenze, di una caduta in sgambatura, tanto che ha ritirato nella prossima corsa più GC Light, almeno questo gli serva come augurio di buon anno.